Bentornati nella sala giochi di 80 Voglia di Arcade. Ace al microfono a tenervi compagnia anche oggi. Siete pronti? Avete portato il joystick? Oggi non le 500, le 200 lire, ma oggi il joystick. Senti qua la sigla dietro. Senti qua la sigla dietro. Però prima iscrivetevi al nostro canale, mettete un mi piace, commentate il nostro video, lasciateci un vostro pensiero, un vostro ricordo e condividetelo con gli amici. E poi cliccate sulla campanella, così sarete sempre avvisati di quando mettiamo un video nuovo, come in questo caso avete visto il marchio riconoscibilissimo. Poi ci sono i nostri social, Twitter, Instagram e TikTok, dove ci trovate sempre come 80 Voglia di Arcade e dove trovate una rubrichetta che si chiama Un gioco in 45 secondi. Oggi torniamo nel 1990 a giocare a Lotus Esprit Turbo Challenge. Aspetta che scrivo il nome. Quanto era bello. Guarda, uno dei giochi di macchine più belli che fecero per Amiga 500. Talmente incentrato. Aspetta, che io gioco con l'alternative. Senti le musiche. Allora, senti questa. Tutte rock, eh? Ma io c'ho la mia. Io c'ho la mia preferita. Non me la toccate, non era questa. Era la 4. Quanto mi piaceva. Quanto mi piaceva. Dicevo, uno dei giochi talmente incentrati sul multiplayer, quindi per il giocare in due insieme, che anche se giocavate da soli, lo schermo era diviso comunque in due. Era comunque split screen, e se giocavi da solo, sotto c'era la macchina del giocatore numero 2 in riparazione al box. Abbiamo scelto Easy. È facile, dovete cercare di arrivare primi, non vi devo dire altro. Io gioco con i comandi alternativi, quindi tengo premuto il joystick, il tasto del joystick per accelerare e cambio marcia. Guarda, già ne ho preso uno, guarda, già rosico. E per cambiare marcia cambio in su e per scalare cambio in giù con il fuoco premuto. Ovviamente bella la musica, ma se mettete la musica non sentite il rumore del motore, quindi dovete guardare la barretta, me ne sono incallato un altro, degli RPM a destra per sapere quando cambiare marcia. C'erano anche i box in questo gioco, e bisogna fare il rifornimento di carburante. Ma che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. I primi due, mi pare di no, i primi due circuiti ci se la faceva, ecco, vedi i box qui a destra. La cosa particolare di questo gioco, come vedete, è che tutte le altre macchine fanno esattamente destra-sinistra, non si fermano mai, fanno sempre destra-sinistra, guarda che maledetti, guarda. Tanto li beccavate, eh? Li beccavate. Li beccavate forte, forte, li beccavate. Guarda, guarda che meraviglia. Siamo al terzo giro. Ovviamente questo è facile, eh? Qui non dovete quasi mai fermarvi, non dovete frenare, curve tutte in pieno. Questo l'ho preso, maledetto, che non sei altro. Te odio. Te odio. Con tutto il cuore te odio. Primo, dai, vai, vai, vai. Ultimo giro, iniziano i doppiaggi. Questo l'ho preso paro paro. Adesso voglio farvi vedere i nomi dei piloti, eh. Adesso ve li racconto perché questi sono fenomenali, fenomenali. Dai, dai, che ci siamo quasi. Facciamo la nostra prima vittoria. Mi faccio 3-4 gare e poi basta, perché sennò duriamo di una vita. Primi, benissimo, 20 punti. Il campionato sono 7 gare, eh? Almeno easy, poi c'è 10 gare quell'altro, e mi pare 12 o 13 hard. Guardate i nomi: Nigel Mansile sarebbe Nigel Mansell, Alain Fosfate sarebbe Alain Prost, Ayrton Senndup sarebbe Ayrton Senna, T. Harry Butson sarebbe Thierry Boutsen, tutti i piloti della Formula 1, però con i nomi ovviamente non originali, sennò devono pagare i diritti. Vai che si parte, vai che si parte in discesa, vai che questi ce li siamo mangiati tutti. Questo l'ho preso paro paro. Questo gioco aveva la capacità di farvi tirare giù delle bestemmie. Guardalo, guardalo adesso, guarda che spacco la tastiera, eh. Aveva la capacità di farvi tirare giù santi e madonne incordata proprio, incordata ve li faceva tirare giù.
Qui c'era il restringimento, questo senza ando passà, ho preso, fammi scalà, quarta, quinta, meno male c'è la discesa. Discese e salite incidevano sul comportamento della macchina, in salita la macchina non accelerava, in discesa volava, quindi se dovevate fare un incidente dovevate pregare di farlo in discesa così la macchina non si fermava nemmeno. Dai che siamo già terzi, questo lo piglio, madonna, il liscio gli ho fatto. Mamma mia, oggi sto veramente ancora me. Il raffreddore no, si è impossessato di me. Perdonatemi. Qui sono uscito proprio fuori. Primi intanto. Dai, dai che facciamo, portiamo a casa anche questo. Sai che non so se ce la faccio con la benzina. Oddio, lavoro in corso. Preso. Paro, paro. Scaliamo. Terza. Quarta. Quinta, meno male che c'è la discesa. No, mi sa che ce la facciamo. Senti le gomme della macchina come stridono. Questo fecero questa grossa cavolata di mettere lo split screen continuo, quindi anche se giocavi da solo, niente, ti toccava vedere l'altra macchina in riparazione messa sotto. Preso. Quanto li odiavo. Poi sempre dopo le curve o in salita mi capitavano, guarda, li odio veramente tanto. Quando giocavo con i miei amici, giocavamo sempre in coppia, ci chiedevamo, oh sei secondo? Posso tagliare il traguardo? Se quello mi diceva sì, allora uno tagliava il traguardo, se no aspettavi vicino alla linea per far sì che lui diventasse secondo. Quanti pomeriggi ci abbiamo passato. Poi uscì l'anno dopo Lotus Turbo Challenge 2 e anche il 3, con la Lotus Elan, meraviglioso ragazzi, bellissimo. Ce l'abbiamo fatta con la benzina, buono, andiamo a vedere la classifica, 40 punti, buono. Nelson Pickets, Riccardo Pastri sarebbe Riccardo Patrese, bellissimo, bellissimo. Siamo a Fischivotn. Ah, vedi, qui lo dice, extra fuel needed, quindi qui ti avvisa, guarda che ci avrai bisogno di un cambio per rabboccare la benzina, e noi gli diamo retta, quindi vi faccio vedere anche un pit stop, passiamo a niente, niente, lo spigolo lo pigli sempre di ste macchine, lo pigli sempre, sempre. Maledetti, maledetti. Sì, maledetti, l'ho ripreso. Poi tutti insieme, stanno tutti appiccicati. Vedete la macchina sul paraurti posteriore, c'è scritto 1 e l'altro giocatore ovviamente sotto aveva il 2. Questo era un dischetto solo, me lo ricordo ancora, un solo dischetto. Invece Lotus Turbo Challenge 2 erano 2 dischetti, se non sbaglio. 2 o 3. Non mi ricordo. La macchina comunque era fatta benissimo, anche le musiche bellissime. Dunque sono 5 giri. Vedete in alto a sinistra c'è l'indicatore rosso di, diciamo, a che punto ci troviamo. Siamo all'inizio del secondo giro, quasi a metà. Quarto, terzo e primo sorpassati, ciao a tutti e ce ne andiamo. Alla fine del terzo giro mi fermo, dai. Alla fine del terzo giro faccio il pit stop, così mi rimangono solo 2 giri. Dopodiché inizio a salutarvi, così vi faccio vedere anche il pit stop e basta. Tanto è uguale, il gioco questo era, eh. Ovviamente dovevate arrivare entro i primi 10. Se non andavate a punti era game over. L'importante è che riuscivate ad arrivare entro i primi 10, le prime 10 posizioni, così almeno. Mamma mia, sto doppiato, se lo prendevo mi ero fermato. Ho fatto un botto assurdo. Questo lo pigliamo, no? Mettiamoci di qua. Siamo alla fine del terzo giro, prepariamoci a fermarci ai box. Ecco il traguardo, box a destra. Via, freniamo, frena, 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 frena. Perfetto. Io farei un po' più di metà, ma facciamolo tutto, vai, tanto che ci costa. Ci abbiamo fatto 3 giri, si sa mai. MF sta per Magnetic Fields, che è il nome della software house.
tanto tanto bello sto gioco, tanto 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 bello. Adesso ve l'ho fatto vedere il pit stop, vi posso anche cominciare a salutare, dai. Allora, raccontatecelo, scrivetecelo nei commenti quello che era il vostro giocare a Lotus Esprit Turbo Challenge, se ci giocavate con gli amici, se ci giocavate da soli, raccontatecelo, fatecelo sapere, a noi ci fa piacere. Scusatemi, ma oggi sto così. E fateci sapere anche, mandatelo ai vostri amici il video, condividetelo. E cliccate su iscriviti, iscrivetevi al nostro canale, cliccate sulla campanella così sarete sempre avvisati di quando pubblicheremo un nuovo video su YouTube. E poi passate a trovarci anche sui nostri canali social, Twitter, Instagram e TikTok, dove trovate anche una rubrichetta che si chiama Un gioco in 45 secondi. C'è anche il nostro sito internet che è www.strananet.it, dal quale potete giocare, non dico tutti, ma un 90% buono di giochi li potete giocare. Mi sono incollato intanto un cespuglio. Niente, vi aspettiamo prossima settimana, lunedì, con un gioco arcade. Da Ace è tutto, se vi è piaciuto noi vi aspettiamo qua, ci fa sempre piacere. Ciao a tutti!